Ci troviamo all'interno della Sagrestia Vecchia, ambiente interamente affrescato negli anni 40 del 400 da Lorenzo Di Pietro, detto il Vecchietta, uno degli artisti più famosi e più importanti dell'epoca, incaricato, di adeguare questo ambiente addossato alla chiesa per poter accogliere, conservare, le famose preziose reliquie che il Santa Maria della Scala acquistò nel 1300. 59. La prima cosa che il Vecchietta realizzerà nel 1445 sarà l'arlichiera, l'armadio che doveva contenere le reliquie. Si tratta di un armadio di più di 2 metri, di cui decorerà le ante, nel fronte con le immagini di santi e beati senesi, in cima l'Annunciazione, la Crocifissione e la Resurrezione. Crocifissione è probabilmente un riferimento alla reliquia più importante contenuta al suo interno, cioè la reliquia del Sacro Chiodo. All'interno delle ante, i riquadri raffiguranti le immagini della Passione di Cristo. Anche questo è sicuramente un riferimento al Sacro Chiodo della Croce. Subito dopo, dal 1446 al 1449, il Vecchietta passerà alla decorazione delle pareti e del soffitto di questa chiesa. Perno di tutto il ciclo, l'immagine del Cristo benedicente, circondato da angeli. Intorno gli evangelisti, 4 evangelisti. Purtroppo il ciclo è molto deteriorato, per cui se ne vedono semplicemente due, a seguire i dottori della chiesa e infine i profeti. Le pareti invece sono affrescate con gli articoli, i 12 articoli della preghiera del Credo Apostolico, con questo schema compositivo. La parte alta della lunetta reca l'immagine di riferimento all'articolo, la parte bassa gli episodi simbolici tratti dal Vecchio Testamento, dall'Antico Testamento, che fanno appunto riferimento a quell'articolo. Il ciclo comincia con l'immagine di Dio Padre, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. L'episodio raffigurato sotto l'immagine di Dio Padre è proprio quello della creazione di Adamo e di Eva. Credo in un solo Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio. L'immagine successiva è proprio quella di Gesù Cristo e nella parte sottostante Daniele alla fornace. È raffigurata in questa parete il giudizio universale. L'immagine sembra divisa idealmente in due dall'angelo, l'arcangelo Michele, tra bene e male, bene a sinistra e il male alla nostra destra. È una delle immagini forse più efficaci dell'intero ciclo. Questo, nonostante sia molto deteriorato, è un capolavoro sicuramente tutto questo ciclo del primo Rinascimento senese, in cui Lorenzo Di Pietro dimostra di guardare anche all'arte fiorentina, ma non mancano i rimandi all'arte classica. Purtroppo nel giro di poco tempo viene scialbato e quindi si perderanno tracce di questo bellissimo ciclo, al punto che il Vasari nel Cinquecento, un grande estimatore del Vecchietta, venendo al Santa Maria, in realtà non lo cita mai. Un corridoio a prima vista insignificante, ma che in realtà cela una serie di rimandi fondamentali alla storia ospedaliera, alla storia medievale, ma anche alla storia più recente. Siamo un po' allo spartiacque fra la parte che si affaccia su Piazza Duomo, con la chiesa della Santissima Annunziata, e la parte invece che affaccia verso la retrostante vallata, verso il fosso di Sant'Anzano. E quando a metà del 200 l'ospedale ottiene di avere un proprio oratorio, i luoghi destinati all'accoglienza vengono posposti e vengono in qualche modo fatti retrocedere verso la vallata. I due ambienti che si affacciano su questo corridoio, le attuali corsie di Sant'Anzano e di San Galgano, in origine erano un unico ambiente
e la funzione di questo ambiente era in origine proprio quella dell'accoglienza. Quindi, dopo un primo ambiente affacciato sulla piazza, il luogo dell'accoglienza viene retrocesso più nell'interno. Questo ambiente poi verrà diviso nelle attuali due corsie, e le due corsie conservano traccia però di un'altra caratteristica dei pellegrinai dell'ospedale, caratteristica che ritroviamo non soltanto in Sant'Anzano, ma la ritroviamo nel pellegrinaio delle donne, per quanto non visibile, la ritroviamo nella corsia di Carlo Alberto, probabilmente il pellegrinaio quattrocentesco, ed è la scansione delle pareti lunghe di questi ambienti rettangolari a nicchie e nel caso di Sant'Anzano decorati i capi letto. Nicchie che evidentemente servivano per appoggiare i propri oggetti e che sono state ritrovate appunto negli interventi dei primi anni 2000 nel pellegrinaio delle donne anche in quell'ambiente. Addirittura gli studi degli storici dell'architettura hanno permesso di individuare varie fasi edilizie che corrispondono a periodi cronologici nella scansione delle pareti a nicchie. Probabilmente quelle che noi vediamo della corsia di Sant'Anzano possono essere datate fra il 6 e il 700, ma la stratigrafia, la possibilità di leggere il paramento murario nel pellegrinaio delle donne ci ha dimostrato che l'utilizzo di queste nicchie data già appunto ai pellegrinai trecenteschi. E nel corridoio però il riferimento alla storia più recente dell'ospedale, una piccola porta che oggi forse non indica più niente se non appunto ai senesi che hanno memoria delle vicende dell'ospedale e che documenta la presenza delle cannelle, quindi l'arrivo dell'acqua corrente. Abbiamo detto quello dell'acqua, uno dei problemi annosi dell'ospedale. Dietro quella porticina erano le cannelle che documentano appunto l'arrivo dell'acqua corrente dentro l'ospedale.